Sempre a livello di colori, abbiamo detto io posso anche utilizzare, per esempio, come si chiama? Se non mi ricordo più. Bollenti. Spirit. Il volevo fare, perché sono abituato a usare dei disegni. Desaturazione mi permette di prendere la mia foto, per esempio, lo vedete? La trasformo in bianco e nero. Bellissimo. Quindi voglio dare quel tocco di antico alla mia foto, la posso fare. Mi ricordo la foto iniziale, colori, sono arrivato a colori, desaturazione. Vedete, posso regolare il tipo di visione. Se voi vedete sotto, avevamo sempre anteprima, cioè io potrei anche andarlo a guardare senza vederlo, però mi conviene sempre avere un'anteprima di quello che sto facendo. A questo punto do l'ok e avviene la mia correzione. Luminosità, incertezza. Cambia quanto qua, no? Cioè cambia, metto l'incertezza, luminosità. Cambia un attimino. Cambia, qua e dopo la cambia completamente. Domande su questi? Ce ne sono tantissimi altri di piccoli comandini, io vi consiglio un attimino anche di guardarveli un attimino uno a uno. Se io voglio giocare sui colori, posso, sulla mia colonna colori, come vediamo, posso andare a vedere tutta una serie di livelli, di curve, invertire i colori. Posso invertire i valori, vedete cosa succede? Nella mia foto posso veramente giocare un attimino su tutte quelle che sono i bollenti. Ok. Siamo? Prossima cosa che vediamo è, io prendo la mia immagine e con la sfortuna che ho quante volte vi è capitato di trovare una cosa del genere? Io bianco un graffio sulla mia immagine, ed è una crisi, no? La mia immagine non è perfetta. Esiste quella che è una funzione un po' particolare, che è questo cerottino, lo vedete? Io posso un attimino scegliere la mia grandezza, l'ha fatto quel segno? Come l'hai fatto quel segno? No, questo segno l'ho fatto così, ho preso la penna. Vabbè, io ho fatto in blu e nero, ho preso la mia legno e ho fatto il segno. Ma in bianco? Io ho fatto sì, in bianco. Sì, l'ho fatto in bianco, dopo prendendo l'esempio. Beh, un pennello. Ho preso a questo punto cerotto. Il mio cerotto, non mi ricordo un attimo una cosa. Ho
preso una pallina un pochino più grande, perché non me lo fa. Ok, in questo caso ho preso il mio cerotto, lo vedete, scelgo la grandezza della mia cosa, premo il tasto CTRL, lo vedete, lui mi fa vedere, a quel punto io posso passare quello che ho fatto. Ma scusa, dove devo prendere il colore? Devo prendere il colore? Sì. Prendo il colore un attimino più vicino, qua in questo caso, vicino, e poi sopra ci clicco sopra, tanti clic fino a... Non mi mica? Questo devi prendere il tasto CTRL. Sì. Ah, forse devo prendere il tasto CTRL per selezionare, poi... E poi, okay, esatto, okay. CTRL, poi faccio i clic. Sì, il vantaggio qual è? Che io in questo momento ho tolto via la mia riga bianca. Per carità, non è ancora perfetto, quindi io posso prendere quello che è il colore sfoco contrasta e andare un attimino a perfezionare la mia cosa. Quindi cosa fa questa parte qua di sfoco contrasta? Toglie via un po', se io infatti vado qua a vedere, vedete cosa faccio? Se io vado a vedere qua, vedete cosa succede sulla mia immagine? Sotto sto togliendo, sta un po' sfocando i lineamenti che c'erano in questo disegno, lo vedete? Questo però mi permette un attimino di unificare un po' di più il mio disegnetto qua in questo angoletto. Ci siamo? Io faccio così con lo sfoca, vedete, scelgo la scala, posso sfocare tutto quello che è il mio disegno, vedete che perde i lineamenti forti? Andiamo a vedere se ci siamo, li togliamo tutti, abbiamo l'immagine base. Cosa è successo? Ho preso, ho fatto il mio graffietto, a questo punto ho preso il mio cerotto, vi ho detto quanto grande lo voglio, premendo, scelgo il mio cursore, lo vedete, tasto destro, mi faccio la selezione e a questo punto lo passo sopra. Non è perfetto. Cosa significa che non è perfetto? Se vado a vedere un attimo con lo zoom, vedete che c'è a livello di pixel, però premendo lo spumino io posso un attimino, magari facendolo più piccolo, unificare un pochino meglio il disegno interno, lo vedete? È brutto. Cosa? Brutto lavoro che ho fatto. Però questo mi permette un attimino di togliere quelli che sono i graffi dell'immagine. Quindi se mi trovo un'immagine graffiata posso prendere qualcosa a fianco e portarlo sopra. Differenza tra questo che mi sfoca un po' a questo che schermo brucia, vedete cosa fa? Brucia un po' l'immagine, quindi io potrei in teoria puoi scrivere alcune parti proprio bruciare la mia immagine, se io lo rimollo e vado ancora di più lo posso sempre di più fino a... Posso anche modificare e fare sfumature in uscita e così via. Sfumino, sfumino. Come funziona? Sfumino? Sfumino brucia. No.
veramente di vita. Sfoco, contrasto, mi unisce, mi tende a unire i livelli che ci sono di colore che ci sono da una parte all'altra, quindi mi fa meno la marcatura, cerca di mixarli un attimino, quindi può servire a me per poter riunire e togliere via delle righe di contrasto molto elevate. Prendo due foto diverse, le metto una a fianco all'altra, voglio cercare di avere un qualcosa che sia abbastanza continuo, sulla riga di contrasto delle due foto le scuoco in modo tale da cercare